telespettatori, un cordiale saluto a tutti voi. È l'ora tarda, sono le 22:30 circa, 22:30, proprio ad essere precisi al mio orologio. Un'edizione particolare, breve, speciale di online, la nostra rubrica che va in onda tutti i giorni con interviste a personaggi e persone ai tempi del coronavirus. Vedete inquadrato, e gli chiedo subito scusa perché adesso in privato gli stavo chiedendo che stava facendo e giustamente ha detto: queste sono le ore in cui faccio il papà. Quindi chiedo scusa, Lucania TV chiede scusa all'amico Fausto De Maria, sindaco di Latronico, ma lo abbiamo strappato dagli affetti familiari, volendo esagerare. Lo rimandiamo tra pochi minuti perché è vero, Fausto, è giunta una bella notizia anche qui da noi a Lauria e io voglio che la dica tu. Sì, grazie Pino, buona serata a tutti. Siamo in un'area festosa a Latronico perché stasera abbiamo saputo verso le 6 che il secondo tampone consecutivo, perché già il primo era negativo, è risultato negativo dell'unica persona che era stata contagiata a Latronico. Quindi finalmente possiamo dire che a Latronico non c'è più un caso Covid-19 e siamo contenti soprattutto per il nostro concittadino che quasi 60 giorni ha resistito, ha avuto tutta la pazienza e lui e sua moglie sono state veramente delle persone responsabili che hanno voluto bene alla comunità e la comunità stessa ha voluto bene loro perché in ogni momento mi chiedevano le loro condizioni di salute che, devo dire la verità, sono state sempre ottime perché sono state persone, l'unica persona che poi è risultata positiva perché la moglie è l'unico tampone che si è fatto è stato negativo. E la persona era asintomatico, quindi non aveva mai avuto qualche sintomo particolare. Quindi siamo contenti che la storia sia finita bella, sia finita in modo positivo e quindi finalmente a Latronico non abbiamo più nessun caso di Covid-19, quindi non c'è nessuna preoccupazione. Però adesso dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo abbassare la guardia. Certo. Ecco, sindaco, un grande sospiro di sollievo allora ha attirato stasera la comunità e tu, come è iniziata questa storia velocemente? Beh, devo dire, più che un sospiro di sollievo nostro, era più un'attenzione verso il concittadino nostro, che purtroppo era legato anche, c'è cioè anche sempre l'ansia, la paura, perché io avevo voglia di dirgli che era guarito, proprio perché si sa quando uno ha questo virus, ha sempre un'ansia e una preoccupazione, anche se non ha avuto mai sintomi. Però, voglio dire, c'è sempre questa preoccupazione. Quindi la prima cosa, noi siamo contenti per lui. Soprattutto perché poi non c'è andato mai nessun tipo di pericolo perché stiamo parlando di una persona molto responsabile che dal primo momento si è isolata dentro casa con sua moglie e quindi la comunità l'ha vissuta in questo modo con tranquillità proprio per questo motivo. È iniziato il 26 marzo che ci arrivò questa notizia ad un tratto non fummo informati e vi ricordate che ci furono anche 2 ore che non riuscirono, ci fu un cortocircuito tra noi e la regione perché la regione non ci informò tempestivamente di questo caso, quindi ci arrivò così questa bruttissima notizia. La comunità si allarmò in quel momento, però riuscimmo a mantenere, a gestire bene quella situazione perché tenemmo anche diciamo, sotto tutela la persona che era stata coinvolta, la persona sfortunata che diciamo, perché voi sapete quando succedono queste cose poi succedono anche cose brutte, no? C'è subito la caccia all'untore, invece in quel momento riuscimmo a gestire bene la cosa. Poi lui stesso nei giorni successivi si è fatto anche intervistare al TG3 perché ci sono stati ritardi per il tampone che noi speravamo sempre della guarigione, però è stata una persona sfortunata perché si è dovuto fare 7 tamponi. Pensate che lui già 14 giorni fa speravamo che potesse essere guarito, ma in realtà un tampone risultò positivo e un altro negativo. La settimana scorsa pensavamo che era il momento giusto, ma il primo tampone, anche se era risultato negativo, la sera mi arrivò la notizia che era di un dubbio. Quindi saltò tutto. Abbiamo dovuto aspettare altri 10 giorni per fare altri 2 tamponi che finalmente risultano tutti e 2 negativi. Sindaco, come mai questo balletto di, chiamiamolo così, di tamboni negativi, tamboni positivi?
Anche a Lauria, dalle parti nostre, c'è stata questa situazione con un nostro concittadino. Beh, io capisco che ci vuole la sicurezza. Quando si parla di due tamponi consecutivi, si vuole avere la sicurezza perché abbiamo visto che ci sono casi in cui il risultato è negativo e poi si è ritornato ad essere positivo, oppure al contrario. Perché purtroppo questi sono test che dobbiamo dire che hanno sempre la loro attendibilità, anche se è alta, molte volte non viene preso il virus in modo preciso, specifico, oppure c'è pure qualche errore nel momento che viene processato, quindi possono essere due ragioni. E allora bisogna sempre stare attenti, anche se ad oggi il tampone rimane sempre l'unico test che riesce a rilevare al momento se uno ha il virus. Perché ricordiamo, gli altri test invece riescono soltanto a dirti se hai gli anticorpi, che sono quei test che anche noi abbiamo acquistato e che stiamo utilizzando molto. E ultimamente li utilizzeremo soltanto per i pendolari, perché per fortuna la Regione Basilicata finalmente ha deciso di fare i tamponi, e domani alla Tronto ce ne saranno quasi una quarantina, alle persone che sono in quarantena, che si sono messi in quarantena. Quindi questi test rapidi che noi prima utilizzavamo invece per le persone che erano si erano messi in quarantena, da adesso li utilizzeremo soltanto per i pendolari, per i lavoratori pendolari, perché non fanno la Sì, quarantena. certo. Sindaco, lunedì inizia la fase 3. Adesso veramente un po' liberi tutti, mi pare di capire, persone e negozi. Sei preoccupato tu? Beh, non è proprio la fase 3, diciamo la fase 2,3 forse, più che 3, Vabbè. perché la fase 3 penso che sia la fase in cui veramente il pericolo non c'è. Io sono una di quelle persone che dal primo momento ha detto che dovevamo aprire tutto, ma aprire tutto in sicurezza. La gente deve capire che c'è il pericolo, ma non possiamo tenere le attività chiuse e poi la gente semmai con molta disinvoltura esce e non capisce il pericolo. Anzi, peggio ancora, meglio tenere le attività aperte, ma facendo capire il pericolo, perché il pericolo c'è sempre, quindi ci vuole il distanziamento sociale, ognuno si dovrebbe mettere la mascherina quando è vicino all'altro e non usarla come diciamo, molti lo usano come gli occhiali, se li mettono soltanto per tenerlo come aggeggio così, utilizzato così. Però invece bisogna capire che il pericolo c'è, quindi stare distanti dalle persone, avere la mascherina, stare attenti, perché l'attività è chiara che devono iniziare ad andare avanti, perché poi se no altrimenti ci saranno altri tipi di emergenze che non riusciremo più a sistemare, tipo l'emergenza economica. Certo, è un problema che verrà affrontato. Io, volendo concludere, Sindaco, così ti lasciamo andare a giocare con i tuoi cari figlioli. E, ho sentito stasera il TG. Già sarà un problema molto serio perché limitati in tutto, tutto, anche andare al ristorante, per esempio, per dirne una, ho sentito non ci sarà più il menù, non ci sarà più il buffet, se stai in un hotel devi stare chiuso nella stanza. Insomma, delle limitazioni molto seri anche alla libertà personale, ma è il prezzo che si deve pagare. Che dici? Almeno per me. Purtroppo è questo, il protocollo è questo, sapremo che le aziende soffriranno, molti non riusciranno neanche ad aprire, e questo lo sappiamo, e speriamo che sia lo Stato, che il governo e sia la regione possa dargli una mano, come anche i comuni cercheranno in tutti i modi di stargli vicino a queste attività. Però meglio tra il non fare niente e iniziare a fare qualcosa, noi dobbiamo preferire iniziare a fare qualcosa. Altrimenti non è che può esserci soltanto di stare a casa, cioè qualcosa si deve muovere. Quindi tra bianco e nero dobbiamo iniziare ad avere almeno il grigio, salvare il salvabile. Alcune attività è chiaro che non sarà come prima, perché si chiama questa fase 2, si chiama proprio convivenza col virus. Quindi dobbiamo avere questa percezione, noi essere prudenti, e le attività certamente non potranno fare come prima e avranno tutti questi tipi di modi di approccio, di questi protocolli di sicurezza. Però da parte nostra dobbiamo anche iniziare da qualche cosa. Noi speriamo che più si andrà avanti, più il virus, come si stanno avendo i risultati, comincia sempre a diminuire, perché almeno salviamo il salvabile di quest'estate. Però il pericolo c'è sempre, perché noi sappiamo finché non ci sarà un vaccino, il pericolo ci sarà sempre. Quindi a questo punto iniziamo a lavorare.
Iniziamo, noi ad esempio abbiamo le terme, per farti un esempio, no? Abbiamo già iniziato a fare qualche riunione nella struttura termale per capire quali sono le cure termali che si possono iniziare a fare, però le terme sono state anche un luogo di assembramento. A settembre arrivavano più di 2.000 persone a farsi le cure, quest'anno forse non potrà essere così, però iniziamo anche a prenotazione ad avviare le attività, poi speriamo che piano piano questo problema, piano piano riusciremo sempre di più a ritornare alla normalità, cioè dobbiamo accettare la situazione. Certo, una domanda veloce per una risposta veloce, Sindaco, poi magari la approfondiremo in altre occasioni sicuramente. Che estate sarà l'Atronico, questa del 2020? Guarda, Pino, ad oggi io non la riesco a immaginare, perché da una parte spero che riusciamo a, come dicevo, salvare il salvabile, significa riusciamo a fare qualche evento, qualche attività. Dall'altra parte ho paura che non potremo fare niente, però speriamo, partiamo con la rassegnazione che peggio di così non può andare solo meglio, cioè possiamo solo migliorare. Così ogni situazione che arriverà sarà sempre una cosa positiva, per non, voglio dire, per non illuderci. Primo per non illuderci e due per essere motivati, cioè tutto ciò che riusciremo a recuperare di quest'estate sarà tutto di guadagnato. Quindi purtroppo è così, è una situazione che dobbiamo vivere in questo modo. Io molti, anche a molti amici, a molte persone che parliamo di queste cose, dico sempre: la nostra generazione è toccata questa emergenza, ad altri è toccata altri tipi di emergenze, chi è vissuto nella guerra, chi è vissuto, a noi abbiamo vissuto con il coronavirus. È un momento così, dobbiamo prenderlo in questo modo. Poi ci sarà il momento della ripartenza, il momento in cui finalmente potremmo dire che questo pericolo non c'è più. Ad oggi dobbiamo sapere che il pericolo c'è, quindi prenderlo da una parte sapendo che non sapremo quello che possiamo fare, ma tutto ciò che riusciremo a fare sarà tutto di guadagnato. Quindi dovremo partire con un po' di rassegnazione, ma con un bel po' di speranza che le cose vadano sempre meglio. Certo, grazie, grazie Sindaco per la Grazie a sua voi, sempre grazie di cuore. gentile disponibilità. Un saluto se ci consente, non devo scordare all'amico che ha superato questo brutto momento, a nome di Lucania Certo, TV. certo, certo. Tagliagli Oggi, saluti. allora devo dire che io l'ho sentito tutti i giorni, due Ecco. mesi, ci siamo sentiti tutti i giorni e sono contento perché stasera quando l'ho chiamato per dargli la notizia, anche perché già era uscita qualche notizia per il primo tampone, quindi lui aspettava. Però avevo paura perché già la settimana scorsa gli avevo dato prima la bellissima notizia, dopo poche ore gli ho dovuto dire che il tampone era dubbio. Quindi per questo avevo aspettato, anche perché vedevo il problema dell'ansia, il problema di una persona che aspetta questa bellissima notizia. E oggi la sua gioia è stata anche la gioia di tutti i latronichesi, che finalmente un nostro concittadino ha superato questo pericolo e l'abbiamo superato tutta la comunità. Adesso speriamo di stare attenti che non ci possa essere più un nuovo caso. Grazie, grazie Sindaco e Grazie serena a voi. nottata a te e ai tuoi cari. Grazie e Grazie a grazie anche a voi. voi amici. Ciao. Arrivederci, Sindaco.